Pinion Smart Shift. Parliamone. Si tratta del primo cambio elettronico di tipo gearbox, ma se già conoscete Pinion, potete skippare benissimo questa parte e andare direttamente allo Smart Shift. Ma quindi, che cos'è un cambio gearbox? Il Pinion è un cambio sequenziale di tipo gearbox, che quindi non presenta il normale deragliatore posteriore con la classica cassetta, ma bensì una vera e propria scatola cambio di tipo sequenziale, molto simile a quella che possiamo trovare su un'auto sportiva o su una moto. La scelta di questa soluzione nasce appunto dal background dei due ingegneri che hanno fondato Pinion nel 2008. Christoph Lehrmann e Michael Schmitz lavoravano insieme nel reparto di ricerca e sviluppo trasmissioni in Porsche. Da appassionati di ciclismo notarono che le trasmissioni dell'epoca non erano il massimo dell'affidabilità e nemmeno durature. Tutti noi abbiamo sperimentato un forcellino spezzato o deflagrato il cambio contro una roccia. Per questo motivo decisero di pensare a un nuovo modo di concepire la trasmissione e, dato il loro trascorso in comune sulle automobili, optarono proprio per un sistema di trasmissione con cambio sequenziale. Detto in maniera molto semplice e veloce, un cambio sequenziale è un sistema di trasmissione che prevede un albero primario e un albero secondario dove sono installati degli ingranaggi. Il tutto collegato all'albero motore e alla trasmissione secondaria, in questo caso un cardano, che portano la spinta del motore alla ruota. Gli ingranaggi sono quindi le effettive marce. Quando noi andiamo ad inserire una marcia, andiamo ad ingaggiare due ingranaggi attraverso un selettore e quindi la spinta applicata su un albero si trasferisce poi all'altro e la riduzione è data dalle dimensioni di questi due ingranaggi. Il gearbox pinion di fatto prevede le stesse componenti. C'è un motore, un albero che trasforma un movimento lineare in un movimento rotatorio, un albero primario con una serie di ingranaggi agganciati agli ingranaggi collegati all'alberino secondario, che trasmettono la spinta delle gambe alla trasmissione e quindi alla ruota. Il vero cuore del pinion però è il selettore. Infatti, per ridurre gli ingombri non sono presenti le classiche forchette del cambio, ma degli innesti. La selezione della marcia avviene grazie a un ingranaggio di tipo planetario. Grazie ad un sistema di ingaggio, a differenza di un albero motore, di un'auto o di una moto, con il sistema pinion possiamo contropedalare liberamente. Invece, esattamente come i cambi di moto e auto, gli ingranaggi del cambio pinion sono immersi in un bagno d'olio che ne garantisce la lubrificazione e ne previene l'usura. Ciò implica che il più grande vantaggio del sistema pinion è proprio l'usura. Pinion infatti ci garantisce una vita utile del sistema di ben 100.000 km con un cambio olio ogni 10.000 km o ogni anno. Altri vantaggi del sistema pinion sono sicuramente la possibilità di cambiare da fermo e l'estrema precisione della cambiata senza mai dover fare delle regolazioni. Il cambio qui presente si tratta di un C1.9i e si tratta del cambio 9 velocità di pinion che si pone tra il 6 e il 12 velocità. Nonostante il numero di marce ridotto, offre un range impressionante del 568% con un rapporto di riduzione sulla marcia più corta di 1.82 come il fratello maggiore 12 velocità. Il rapporto più lungo ha comunque una riduzione di 0.32. All'atto pratico, la nostra bicicletta ha una marcia con uno sviluppo metrico inferiore a una classica 1x12, molto utile nelle salite ripide. Allo stesso tempo, l'allungo è comunque ragguardevole. Il cambio pinion offre dei salti tra un rapporto e l'altro estremamente regolari e sul C1.9 sono del 24,3%, come nel cambio 6 velocità, mentre sul 12 sono del 17,8%. E se fino a qui abbiamo visto come funziona il sistema gearbox pinion, è arrivato il momento di parlare dell'elefante nella stanza. La tecnologia Smart Shift. Smart Shift, il nome che Pinion ha dato alla sua personale visione del cambio elettronico. Un sistema che si divide in tre unità. Il comando TE1, la batteria da 3500 mAh e la centralina con l'attuatore elettronico. Lo Smart Shift non è un cambio wireless. Tutte le componenti sono infatti alimentate da un'unica batteria, il che offre due grandi vantaggi. Meno batterie da mettere in carica e una cambiata estremamente rapida. Inoltre, il cambio Pinion Smart Shift va a sostituire il classico comando Grip Shift,
che accompagna Pinion dal suo lancio, andando incontro a quelle esigenze delle persone che non hanno apprezzato particolarmente quel tipo di sistema. Il vero motivo per cui questo cambio è chiamato Smart è la sua interfaccia Bluetooth, che permette di gestire non solo le levette per cambiare rapporto, ma la cambiata stessa. Infatti è possibile selezionare a quale cadenza il Pinion Smart Shift deve cambiare la marcia autonomamente. Ma non solo, è anche possibile stabilire in quale rapporto vogliamo ripartire quando ci si ferma. E per tutti quelli preoccupati per l'autonomia, la batteria garantisce 20.000 cambiate per oltre 100 ore di utilizzo. Personalmente, dopo aver utilizzato questo cambio per diversi giorni, è incredibile quante uscite si riescono a fare senza dover ricaricare la batteria. Da questo punto di vista sembra quasi di avere un cambio analogico più che elettronico. Durante l'utilizzo, lo Smart Shift Pinion C1.9i soffre solamente quando premiamo con troppa insistenza sui pedali a cadenze molto basse. Cosa succede in questi casi? Il Pinion cerca di inserire la marcia, però dopo un po' potrebbe darci errore. E come facciamo a risolvere? Abbiamo provato noi stessi, ci è capitato, praticamente viene fuori una lucina rossa che dà errore, semplicemente si stacca e riattacca il cavo della batteria. Un po' come quando si blocca il computer e facciamo un riavvio del sistema. Hello IT. Have you tried turning it off and on again? Oltre ai classici rumori di funzionamento, lo Smart Shift comunica con dei segnali luminosi e sonori. Infatti, quando si arriva al fine corsa, si può sentire un leggero beep. Allo stesso tempo, un LED comunica se il cambio funziona correttamente con una luce verde, bianca durante le cambiate e rossa se c'è un errore. Ma quindi, per chi è questo cambio? Beh, il Pinion Smart Shift C1.9i è un cambio che è adatto sicuramente a tutte quelle persone che non hanno voglia di investire troppo tempo nella manutenzione della trasmissione, ma che hanno la necessità di fare molta strada. Il prezzo è alto, ma la longevità del sistema ripaga sicuramente. Non è un cambio adatto a bici da cross country, in quanto da solo pesa ben 2 kg. È adatto invece a quelle bici tipo trekking, cargo, che comunque devono portare dei bei pesi, ma che si adatta perfettamente anche a bici come questa, quindi una bici da park, un'endurona bella aggressiva come la bellissima Zero Taniwa che abbiamo qua. Per quanto riguarda il Pinion questo è tutto, io però vi rimando al nostro ultimo video, la recensione completa di questa Zero Taniwa fantastica, una cosa che qua da noi non si vede così spesso. E ovviamente se volete scuriosare per maggiori informazioni vi lascio in descrizione anche il sito ufficiale di Pinion.